Un paio di settimane fa ho detto che Quartararo era il favorito per il Mondiale 2020. Beh, devo già ricredermi. Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Prima di continuare voglio ricordarvi che ci trovate su Spotify cercando Casco Rosso Podcast, dove potete ascoltare il nostro format principale, quello che va in onda ogni lunedì alle 9, in cui parliamo del weekend appena trascorso del motomondiale, ma ci occupiamo anche di tante altre cose, motocross, piuttosto che superbike, quindi se volete avere proprio una panoramica a 360 gradi del mondo del motorsport, seguiteci lì. E poi vi ricordo anche che abbiamo una pagina Instagram in cui siamo molto attivi, parliamo spesso con molti di voi, insomma ci fa sempre piacere ricevere feedback, quindi mettete un segui anche a quel social. Detto questo, parliamo ovviamente di come sta andando la stagione e direi che la parola imprevedibilità è quella che descrive al meglio quello che sta succedendo. È incredibile come si sia arrivati a un punto veramente in cui non si può indovinare cosa succederà la domenica, nemmeno basandosi magari sulle qualifiche, perché le gare stanno diventando imprevedibili. Piloti che fino all'anno scorso non erano per niente veloci hanno vinto, moto che non erano al top adesso sono competitive, ovviamente sto parlando di KTM e piloti come Oliveira, piuttosto che anche un rookie come Binder, per cui io ho una grande stima da tantissimi anni, ma vedermelo vincitore alla terza gara era una cosa impensabile. E poi ci sono anche degli alti e bassi, soprattutto tanti bassi di case come la Yamaha, che insomma stanno rendendo il campionato il più imprevedibile che io mi ricordi da veramente tantissimi anni. Secondo me ancora di più rispetto al 2016, dove sì, è vero, avevamo tanti vincitori diversi, ma c'era sempre quella costante di Marquez, no? Che guardava un po' tutti dall'alto. A confermare quello che sto dicendo sono i numeri, stiamo parlando di 5 Gran Premi disputati con 4 vincitori diversi, nello specifico sono addirittura 4 vincitori di tutti i diversi paesi, perché abbiamo la Francia con le due vittorie di Quartararo, l'Italia con la vittoria di Dovizioso, il Sudafrica con la vittoria di Binder e addirittura il Portogallo con la vittoria di Oliveira. Quindi già anche da questo punto di vista stiamo assistendo a qualcosa di unico. Abbiamo 11 piloti che sono andati a podio e considerando che in MotoGP sono iscritti in 21, siamo già a più di metà dei piloti che in sole 5 gare sono andati a podio. Abbiamo già dei vincitori di team satellite, cosa forse mai successa o comunque successa pochissime volte, invece abbiamo già le due vittorie di Quartararo e la vittoria di Oliveira. E se si trattava magari parlando di Quartararo dici sì vabbè, però lui ha praticamente una moto ufficiale, Oliveira ha la KTM Tech 3, neanche con la Yamaha quando andava forte con piloti forti riusciva a vincere. Non solo, 11 piloti a podio, ma manca gente tipo Rins e Crutchlow o Bagnaia che si è infortunato quando stava andando veramente forte, perciò il numero è destinato a crescere. Insomma, quest'anno tutti possono puntare al podio e veramente anche in tanti a questo punto possono vincere le gare, e si vede anche dalla classifica. Pensate, ci sono 9 piloti in soltanto 27 punti, perché abbiamo Quartararo con 70 e Oliveira che è al nono posto con 43, perciò una differenza veramente risicatissima. Quartararo su 125 punti disponibili ne ha ottenuti soltanto 70. Per farvi capire, l'anno scorso Marc Marquez era già a 95 e con una caduta, quindi è veramente un campionato molto competitivo con una classifica molto stretta e con sempre il dubbio che non saprai mai cosa aspettarti dalla gara dopo. Ora, in tutto questo marasma, secondo me a questo punto delle cose il vero favorito dovrebbe essere Dovizioso, perché è quello con più esperienza, è quello che comunque ha a disposizione un pacchetto molto competitivo, nonostante quest'anno le gomme stiano dettando legge praticamente, veramente le condizioni anche lì cambiano di gara in gara e sono molto rilevanti, ma secondo me a questo punto dell'anno, con 5 gare disputate, Dovizioso mi sembra quello più in forma, non tanto quello più in forma, ma quello che è più probabile che possa vincere. Ma onestamente non è detto, veramente non si può secondo me fare una previsione che sia una. Proprio per questo le due gare di Misano saranno fondamentali, secondo me saranno il crocevia della stagione, perché in queste due gare mettiamo che un pilota, magari anche uno di quelli più in alto in classifica, dovesse riuscire a fare doppietta
e gli altri invece a darsi fastidio a vicenda, come sta succedendo in queste gare, secondo me quel pilota potrebbe diventare il favorito. E visto che Misano è una gara, insomma, italiana, voglio sperare che sia Dovizioso, insomma, ha già dimostrato di saper vincere anche lì, e questo, soprattutto per quello che sta succedendo con lui e Ducati, anzi quello che ormai è successo, sarebbe veramente un bel regalo di addio per salutare tutti da campione del mondo, insomma, è un qualcosa che mi piacerebbe vederlo fare. Ad ogni modo, proprio parlando di Misano, fra qualche giorno uscirà anche un video di Alessandro dove vi illustrerà un po' di chicche riguardanti quel Gran Premio, e qualche statistica, insomma, per prepararvi al meglio, no? A questa doppia gara italiana come non si era mai visto prima d'ora, ormai questo 2020 è tutta una novità. E non solo, se non avete ascoltato il podcast e se non ci seguite sui social, ve lo dico io adesso, saremo presenti a Misano nella seconda gara, quella del 20 settembre, perciò siamo proprio lì sul posto, vogliamo fare qualche video, vogliamo insomma farvi entrare in circuito, per chi ovviamente di voi non potrà essere lì presente. Insomma, questo campionato si sta rivelando sempre più interessante, veramente un peccato che non ci sia Marquez. Voi cosa dite? Se ci fosse stato, avrebbe monopolizzato come al solito, oppure sarebbe stato lui soggetto ai problemi di gomme, di piste, problemi strani? Fatemi sapere la vostra e niente, noi ci sentiamo e ci vediamo in un prossimo episodio di Casco Rosso Podcast. Ciao a tutti!